Eccoci qua, per l'ennesima volta, nel noto barcone che ricorda un grande trasvolatore italiano quando l'Italia era all'avanguardia nella aeronautica. Oddio, lo è anche oggi, perché l'Italia è uno dei pochissimi paesi all'avanguardia per quanto riguarda la conquista dello spazio. Non solo, ma anche l'avionica in generale. Sì. Noi siamo sempre stati all'avanguardia nei punti essenziali dell'evoluzione, quindi anche questo è un fatto molto importante. Siamo qui per presentare, vi ho fatto vedere questo libro, che è l'ultimo libro pubblicato da Orazio Fergnani, con la mia prefazione, e che riguarda un numero congruo di denunce da noi presentate soprattutto contro il potere economico finanziario mondialista globalista rappresentato dalle banche e dai servi dei banchieri. Dopodiché io lascio subito la parola a Orazio, il quale deve appunto illustrare il suo libro. Per parte mia mi riservo, dopo di lui, di fare alcuni commenti relativamente a una faccenda estremamente interessante sulla quale io da lungo mi sto soffermando, e sulla visione del mondo prevalente che domina gli scenari soprattutto globali, cioè quella vista nell'ottica della globalizzazione, e che ha tutta una serie dei propri servi pronti a essere richiamati da chi di dovere a dire la loro e sulle questioni generali del mondo, soprattutto adesso che stiamo vivendo un momento particolare rappresentato dal nuovo paradigma. Ecco, tenete ben presente questa parola: il nuovo paradigma è fondamentale per la comprensione di ciò che sta avvenendo a livello mondiale. Dopodiché vi faccio vedere di nuovo la testata del libro, che costa la modica cifra di 22,50 euro e che voi potete acquistare chiedendolo via email, e che noi ve lo spediamo tranquillamente per via postale, pacco postale. Dopodiché arrivederci a quanto prima, adesso cedo la parola a Orazio. Ciao a tutti, il libro è la conseguenza di un'azione di opposizione al regime mondialista che dura in questa fase da almeno 10 anni. In questi 10 anni abbiamo prodotto qualche centinaio, per non dire molte centinaia, di querele contro il regime, sia nazionale che mondialista. E per una enormità. Quale, essendo nazionale, per modo di dire, in realtà è una proiezione del mondialismo. Certo, allora diciamo dal nome, dai nomi nazionali. Economico-finanziario che gesuitico. Ricordiamocelo bene. Diciamo, distinguiamo dai nomi in italiano ai nomi in inglese o altre lingue estere. Ma il responsabile dell'azione di questi soggetti è sempre uno solo, o quantomeno un gruppo. Ecco. Bene, questa raccolta devo spiegare esattamente cos'è. Allora, intanto è concentrato di alcune delle querele che abbiamo depositato, e queste querele sono state fatte sulla base di alcuni fatti ben precisi cronologicamente avvenuti in questo periodo, ma anche da derivanti da formule punti di vista particolari riferibili a personaggi del nostro ambito, sempre tipo Marco Saba, Marco Della Luna, Giuseppe Turrisi, che ringrazio tutti ovviamente per aver fornito il materiale, Alessandro Covoni ed altri. Cioè, questo materiale è stato messo a disposizione di chi ovviamente era interessato. Io l'ho poi apprezzato molto, tanto da poterne poi decidere di fare delle
prese di coscienza ben precise, assumendo la responsabilità penale di denunciare questi fatti, insieme a Giorgio ovviamente, e attraverso queste denunce poi raccogliere una specie di antologia, ecco, per dare una identità a questo compendio, e così realizzare una specie piccolo trattato di tutta una serie di eventi messi in atto nel corso degli ultimi anni, in particolare negli ultimi 20-30, dalle banche in danno dei cittadini e delle istituzioni, realizzate per proteggere i cittadini, fino ad arrivare anche alla distruzione degli stati. E quindi questo per dire che c'è una intenzione ben precisa, un obiettivo ben preciso, che porta a un cammino graduale di sottrazione del terreno sotto i piedi dei cittadini, e cioè dei diritti acquisiti nel corso dei decenni, che è veramente stravolgente la realtà che ciascuno di noi immagina sia. Ecco. Adesso voglio dare qualche spunto così per capire di che cosa parliamo, in modo da avere per esempio questa è una, andiamo dentro? Per forza, qui è cominciato, allora seguitiamo all'interno, grazie. È arrivata la bughera. Ciao Orazio. Ciao. Stiamo dentro tutte le sedie?